Madonna. Mia no. Non l'ho fatto. Che vuole? Ah, se vuole, se vuole. Speriamo che l'Italia venga ai mondiali. Sei impassibile. Sei una puttana. Ma che ne ha fatto in giro? È la fine. Sapere se eravate d'accordo per rilasciare un'intervista casuale per poi dire quello che volevo. Che Trento fa cagare. Trento fa cagare. Ecco. C'è cazzo. Ma io Trento l'ho già visto da qualche parte. Veramente? Anch'io, sì. Prima volta. Era così bello o diverso? Hemingway. Ero bello così, uguale. No. Sempre no. Stessi piercing che era. Sì. Sento pezzetto, più su quella sera. Vabbè, comunque stiamo andando a casa a dormire. Non faccio per cazzo da fare. Io andavo in giro a cercare qualcuno, sapete dove posso trovare? Ci dovete mattina? Sì. È già tanto che hai trovato noi. È già tanto che hai trovato noi. Guarda, allora, aspetta poi di trovare la sensazione trovi qualcuno. Buonasera. Esatto. Buona serata anche a voi. Ciao. Buonanotte. Ciao, notte. Trovate qualcuno? Ciao. Porca puttana. No.
nessuno è, mostri qua. Buongiorno. Non è nessuno. È un grandissimo show quello che stiamo per presentarvi. Uscite dalle vostre stanze luride e piene di odore di cipolla. Uscite immediatamente. Non abbiate paura delle forze dell'ordine. Uscite. Ci sono delle grandi ragazzotte che vi aspettano. Trentini, uscite, è giorno, è un altro giorno per la vostra vita, l'unica vita. Buongiorno, possiamo chiedere di fare un'intervista? 30 secondi, sto prendendo la monte. Quello che vuoi, cioè veramente, lo che chiede, biscia, lo che chiede. Diga. Diga, lo che chiede, lo che chiede. Diga lo che chiede, da dove eres, biscia? Chile. Colombia, yo también, vita colombiano, biscia. Calegno, la calegna sono come la flore, biscia. La calegna sono come la flore. Lo sta per finire. Il mondo sta per finire. Sta per finire il mondo. Il mondo sta per finire. Quello che vuole. Sto andando a fare il mercatino. Il mercatino? Allora lasciamo andare perché suo amico non lavoro, è molto contento. Il lavoro è sacro. Mi dà fastidio la gente dietro. Molto fastidio. Ustia. Perché non mi hai visto in bikini? Allora, io sono il più figo di te, naturalmente, non si vede? Sì. Dopo di voi. Mi piace un casino. Dopo di voi, che cazzo la metto? Mettetela lì. Qualche coglione, questa qua va lì. Bravo. Ci sono. Allora, a Trento, come in altre parti del mondo, ci sono i coglioni, giusto? Sì. Io sono purtroppo circondato da questi. Trento è una bella cittadina, tranquilla, anche troppo. Per i miei gusti, troppo tranquilla. Sì. I trentini, secondo la mia opinione, io sono nato a Trento, vissuto fino a 3 anni poi in Lombardia. Secondo me i trentini sono un popolo, sono delle pregole a stare. Secondo me non vale la pena, sai, rovini tutto. Non per discriminazione. Allora ti dicevo, Trentino è un. Le persone trentine sono come le pecore. Ciao, sto qua a ridere una mano sola, ciao, Cappelletti, hai visto come mi conosco? Spacciatore, tagliamo. Cancellato? Sì. Lei che cosa ne pensa di questi manichini? Questi. I manichini. Sono la fine del mondo. I trentini secondo me sono un branco di pecore, ma lei lo può mettere anche per iscritto sul giornale che vuole lei. Io penso così perché loro si seguono. Se una pecora cade nel fiume, loro tutti vanno dietro, salvo eccezioni. Allora, tutte le persone devono esaminarsi e dire io sono così o non sono così. Però io dico che la maggior parte sono pecore. E poi cosa devo dire? Sono una pecora anch'io intanto, perché tutti noi abbiamo bisogno di stare insieme. Giusto? Sì.
E io sono una pecora perché non voglio più sentirmi solo, perché dopo 4 anni e mezzo, 1500 giorni di esaurimento nervoso, dove io ho tentato 2 volte il suicidio e ho provato tutte le cose più brutte del mondo, cose che non augurano neanche un piccione che se mi stanno sui coglioni. Preferisci stare nel grezzo? Di merda. Comunque, fatto sta che dopo questi 4 anni e mezzo di esaurimento, zio Gimbellino fa l'artista, commerciante, un po' pirata, un po' artista, vagabondo musicista, più che altro un poeta. È un periodo che mi scassano il cazzo di tante persone, ma io non ho paura di niente. Non ho neanche paura della morte. Beh, sento, un bel traguardo. Mi sento una persona fiera di me stesso, con 4 coglioni sotto, che basta la metà. Vorrei vendere fantasia e coglioni, ma non trovo chi è in grado che li porta. Non hanno il reggipale adatto. Per fare successo, prima bisogna farsi un cesso. Adesso me ne sbatto i coglioni di tutti, ma altamente, faccio tutto quello che voglio io, nel limite del possibile, anche cercando di rispettare gli altri. Quelli che mi rompono il cazzo a me hanno un filo da torcere. 7 persone mi hanno aggredito, io uso la difesa. E con questo posso dire che quei 7 lì, poi... È la fine del mondo. Cosa c'è? La fine del mondo. La fine del mondo. Allora, questi 7 qua li ho battezzati tutti e 7. Però mi hanno scheggiato una costolina. Dobbiamo volerci bene perché la vita... Io ho 50 anni quest'anno. Praticamente 1960-2010, un avvenimento molto speciale, perché sono a cavallo di 2 secoli. Molto bello. E sono fiero di me stesso, sono un figo della Madonna. Grazie. Ciao. Allora non fai parte però della... Sai che abbiamo la... Veramente? Lo sapevo. Interessante. Da... Per diventare... Cioè, abbiamo avuto questa idea così il mattino, no? Così... Perché non filmare Trento il mattino? Chi l'ha mai fatto? Solamente noi. E quindi perché non ci vuole dire qualcosa? Anche tipo, non rompetemi le palle. Via, bastardo. Perché? Sono così cattivo. Salve. Stiamo girando un video su Trento al mattino. Volevo sapere se voleva dare il suo contributo dicendo qualche cosa. Grazie. Il suo silenzio parla di più di molte mille parole. Finalmente abbiamo trovato l'organizzatore del mercatino. L'abbiamo qui? Da fare però, Si chiama Da fare? No, non mi chiamo Da fare. Ciao. Ciao. Da fare. Non vuole parlare. Buon lavoro. Buon lavoro. Sto lavorando. Il mercatino delle Pucci sarebbe il mercatino dei Gaudenti. Il mercatino dei Gaudenti, sì, quello che c'è oggi, no? Che è mercato di cose vecchie. Quindi anche mia nonna. Ma non credo alle persone. Ma qual è la differenza tra un oggetto, qual è la differenza di valore tra un oggetto vecchio e una persona? La persona non si può confrontare con un oggetto, perché una persona è una persona, è tutt'altra cosa. Il valore di una persona non è da confrontare con l'oggetto, no? Beh. Quindi è molto meglio la persona. Naturalmente, sicuramente, anche se avesse 100 anni, perché ha l'esperienza. Mia nonna ha 94 anni, però è ancora una bella donna. Senza nessuna comodità, né lavatrice, né niente, che ha avuto anche 5-6 figli, ha fatto una vita di quelle. Sì, è una vita totalmente diversa da quella che abbiamo noi. Mamma mia, sì, sicuramente. Se tornassero i nostri nonni a vedere tutti i progressi di adesso, telefonine, diventerebbero matti. Cioè, ma secondo lei cosa direbbero? Cioè, si prova a immaginare che arrivi un suo avo. Sarebbero talmente frastornati con la vita, che almeno se penso ai miei nonni che vivevano con la campagna, avevano il maiale, mi ricordo, facevano tutto in casa, no? il burro, tutto in casa. Lavoravano dalla mattina alla sera, campi eccetera, no, vivevano con quello che facevano loro, non so, rimarrebbero
talmente sbagliato. Ma se dovesse descriverlo con una parola, cos'è che direbbe suo nonno vedendo il mondo, cioè, al giorno d'oggi? Cos'è che direbbe? Ostia, che roba! Cos'è che direbbe? Sì, sì, non... incredibile, insomma, rimarrebbe proprio... A bocca aperta, ah, sì, proprio, sì, meraviglioso. E questo non è male, perché è come i bambini, no? Che rimangono a bocca aperta di fronte alle cose piccole, però... Sì, 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 sì. Che noi non ci accorgiamo, no? Sì, che in realtà sono grandi. Grazie, signore. Prego, prego. Molto gentile. Se il mio amico non è incazzato, voi venite su, state lì vicino, beviamo un caffè. Volevo sapere se volevate dire qualcosa, la prima cosa che vi viene in mente. Quello che volete. Quello che vogliamo? Sì. Che sarà una giornata di quelle tragiche. Perché? Sta bene, sta molto fresca. Voi cosa fate qua? Siete qua da un bel posto. Da che ora, Claudia? Dalle 4 stamattina? Sì. Ma allora eravate voi prima? Ubriachissime sì, nel locale. Sì, sì, sì. Ah! Ecco, sì, sì. Siamo riusciti di ieri sera. Siete grandissime. Certo. Questa mattina all'opera. L'altra sera ancora. Ah, siete qua, siete sì. Qua. Allora vi auguro una buona giornata. Ciao, e... buon lavoro. No. La prima cosa, sapete che vedete? Proprio cosa ti balena nella mente quando mi vedi in faccia uno la mattina che vengo a rompere i coglioni con la telecamera? Sei ora da lavorare, fare anche qualcosa, no? No? Grazie. Se vuole dire qualcosa anche lei... No, devo scaricare. Deve scaricare. Effettivamente... Dopo, dopo... Ma siamo anche dopo, non si preoccupa. È quello che distingue la realtà dalla finzione. I bar nei film sono sempre aperti. Quando lo vuole il protagonista. No, ma... Ah, ma è il suo il bar? No, no, no. L'ho visto già una volta? No, sì, ma lo conosco, adesso viene perché lo sa. Intanto, lo sa. Secondo lei possiamo sederci qua a aspettare? Sì, sì. Posso mettere una pupetta? Vai. Ora. Salve, stai facendo un video sperimentale. Allora, siccome sembrava un, sai, un sacco di cadaveri, allora penso, ah, aspetta, non riesce a vendere questo cadavere da 20 anni. Grazie. Niente più. Scusa, vuoi rilasciare un'intervista? Stai facendo un video sperimentale. E se volevi rilasciarti un'intervista e fare quello che, cioè, dire quello che volevi. E dopo dove mi mettete? Ovunque. Vai a Hollywood, ologrammi su per il cielo. No, no, dai, l'altra volta. Possiamo solamente una cosa. Dici quello che vuoi, anche nel fondo. Anche una parola. Quello che vuoi. Anche le parolacce. Anche sì, no, sì, sì. Quello che ti senti. È una bella mattina, ho trovato il mio posto, è pieno di gente così, non piove. Ringraziamo. Dove va quella telecamera? Sono qua. Ciao, ciao, ciao. Basta così perché lei. Le 6 di mattina, no, 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 le parti basse, no, per piacere. Faceva mi piace la mia giacca. Legione straniera. Ostia, buon ciao. Lavoro. Ciao. Ciao. Buongiorno. Senta, noi stiamo girando un video sperimentale e volevamo sapere se era disposta a rilasciarti un'intervista. Può dire quello che vuole. Quella che vuole, la prima cosa che le viene in mente. Anche andate via, non rompetemi le palle. No, 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 tranquilli, abbiamo artisti, però in questo momento proprio mi giro. Non a te. No, per il te, per la presentezza di sta roba. E se passiamo più tardi? Tranquillo. Okay. Allora passiamo più tardi. Ciao. Salve signore, buona giornata. Grazie. Buona giornata. Accettando. Stiamo facendo un filmatino così sperimentale. E allora volevamo sapere se lei voleva rilasciarsi un'intervista oppure dire quello che vuole. La prima cosa che mi viene in mente. Dunque, allora, c'è cioè quel signore, vedi quello là? Questo? No, quello, il signore con il senza capelli. No, non lo vedo. Signore senza capelli, venga un secondo qua. Io? Sì, sì, lei. No, 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 venga, venga, perché mi stanno chiedendo di interrompere il lavoro. Cosa? Capisci? Non posso, non si può. Niente da fare. Comunque, una cosa veloce. No, non posso, davvero? No, no, no. Ma no, è perché stiamo girando un video sperimentale. Lei potrebbe... Io potrei, cioè, sì. Se non dice questa cosa, sì. Lei potrebbe far finire un lavoro che potrebbe essere geniale. Cioè, io vorrei avere la colpa. No, io non voglio avere nessuna colpa. Questo che cos'è? È una malattia della terra! Sì, sì. È ancora lui. Ragazzi. No, possiamo più tardi. Non c'è problema. La prima cosa che ho fatto nella mia vita è stato leggere le carte. Poi
siccome ho finito le carte non potevo più leggerle. Scusi, e noi stiamo girando un video sperimentale su Trento al mattino e volevo sapere se lei poteva dirci qualcosa, la prima cosa che le viene in mente, anche se è quello che vuole. Lo saprei. Non saprei, già mi piace. Buono. Scusa, stiamo facendo un video sperimentale su Trento al mattino. Vuoi dirci qualcosa? No. Cosa ti viene in mente? No, dai, no. Per favore. No, una cara. Sono molto bellissimo. Non è vero. Allora vuoi dirci qualcosa? Vuole dirci qualcosa, la prima cosa che ti viene? Cioè, le viene in mente così. Andatevene. No, 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 no. Che la mattina la città sembra più pulita. Più pulita? Paradossalmente. Ah. Sì, a me, poi non lo so. Probabilmente perché mi sta vedendo me. Non può darsi, non lo può so. Essere. Cioè, gli angoli, si vedono più gli angoli, sembra più pulita in quel senso lì. Sì. Poi. Ma se lei dovesse, cioè a lei piace di più la città al mattino presto così oppure la sera al pomeriggio? Il mattino presto così. Poi un'altra domanda, perché ha comprato questo cane che apparentemente non è feroce però potrebbe mangiarsi 4 pitbull in casa di lei? No, non credo. No, perché altro che l'ho preso doveva rimanere molto più piccolo invece fa niente, è diventato così. Però escono i ladruncoli. Prima i ladruncoli erano lì, i ladruncoli si spostano, vanno, osservano i ladruncoli, vanno e ladruncolano, vanno, corrono i ladruncoli, scappano i ladruncoli, scappano sempre più veloci, scappano e se ne vanno i ladruncoli. I ladruncoli non ci sono più. Vedete come si comportano, no? Sembrano apparentemente normali. Fanno questa faccia così da gnorri, vanno in giro facendo finta di avere il cellulare, fanno gli gnorri, sono dei soliti ladruncoli. Vedete lo zoom, come funziona bene questa telecamera. Si spostano, fanno finta di parlare. Passa una signora che è sicuramente sudamericana, bellissima con la sua bici giallo. Siamo a Trento, questa bella città. Questa bella ti sei smurtato subito. Siamo all'ultimo dell'anno. Signora, stiamo girando un video sperimentale. Volevamo sapere se voleva dire la prima cosa che le viene in mente. Non lo so. Anche andate via, non datemi fastidio. Ma? Come vuoi. Piazza Dante. Scusate, stiamo girando un video sperimentale. Prego. La mattina 3, stiamo girando un video sperimentale. Ti posso fermare e spegnere la camera? Madonna. Allora. È perfetto. Ok, non volevo. Minchia simpatico. E continua a rimandarsi così. Dopo che Anzoletti capisce, e dopo si domanda perché tutte le volte in giro i passi di Durantade e tiro per le piazze. Ciao! Buongiorno. Ciao suora! Sì, mi spiego dove devi prendere, ragazzi. Eh? Dimmi, dove ti sono? Due caffè? No, devo fare la macchina per fare, la prima alle 7. Alle 7? Ma che cazzo è? Wow! Mi piace un casino. Oltea. Chiederti una cosa, per favore. Ciao! Niente.